È una buona squadra, naturalmente credo sia un po' meno rispetto a queste due squadre, ma comunque non meno temibile per noi, voglio dire. Dobbiamo essere concentrati perché solo giocando come abbiamo giocato contro il Fondi probabilmente riusciremo a portare un risultato utile. Sì, noi paghiamo, continuiamo a pagare ancora questo gap, paghiamo anche un calendario non brillante, voglio dire, quindi è normale che si aspetta la squadra in buona forma, ma tutta la squadra, al di là poi dei singoli, è normale che ci siano alcuni che hanno qualche giorno in più di preparazione, altri proprio pochi. Cogliati è arrivato il 2 settembre, o il 2 e il 3 settembre, quindi sappiamo che c'è questa problematica, però onestamente devo dire che il gioco espresso a Cosenza, così come la partita di Matera, da un punto di vista di preparazione mi lascia ben vedere per il futuro. Perché abbiamo fatto due gare importanti, abbiamo fatto quella con il Matera, che solo la bravura di un attaccante ha saputo portare, la bravura dell'attaccante ha saputo, diciamo, dare la vittoria al Matera, ma una questione singola. Cosenza, il secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, i numeri parlano chiaro anche a livello di statistica durante la partita. Quindi c'è da essere probabilmente più concentrati in alcune fasi e cercare di sfruttare quelle poche palle che riusciamo a lavorare. Ecco, questo. Naturalmente meno temibile è sulla carta. Poi il campo tante volte cambia tutto. Il collettivo è un buon collettivo, un collettivo che gioca bene, che è un buon gruppo con alcuni elementi importanti e quindi è normale che nella partita, nella gara, queste situazioni vengono fuori. Quindi possiamo fare risultati solo se effettivamente facciamo una gara attenta. Ecco, questa è la situazione. Dobbiamo fare una gara attenta, cercare di giocare come sappiamo e non pensare tanto alla forza dell'avversario. Credo sia una partita molto, molto tattica. Ho visto la Casertana, ho visto due partite, quindi so bene che è una squadra ben allenata, tatticamente molto forte, quindi sarà una gara in cui probabilmente non rischieranno più di tanto per poter poi colpire. Quindi dobbiamo stare attenti a questo, stare attenti a non avere fretta, perché paradossalmente l'unica squadra in cui non abbiamo avuto fretta di giocare la partita era quella con il Fondi. E alla fine abbiamo portato il risultato. Una partita, una gara dura 90 minuti, non dobbiamo per forza vincere al primo tempo, segnare al primo tempo. Bisogna anche saper aspettare, così come molte squadre fanno, anche perché se noi non abbiamo quella forza di, almeno atletica in questo, per adesso, di mantenere il pallino del gioco per 90 minuti, dobbiamo per forza concedere. Quindi dobbiamo studiarle bene.